egli andò verso di loro camminando sul mare. Credo che questo brano del Vangelo richiami fortemente il Salmo 107, dove nel Salmo 107 noi sentiamo queste parole: saldo è il mio cuore, oh Dio, saldo è il mio cuore. Voglio cantare, voglio inneggiare, svegliati mio cuore, svegliatevi arpa e cetra, voglio svegliare l'aurora. Credo che il nostro cuore spesso sia assopito da tante cose, un assopimento che spesso ci porta a non riconoscere più Gesù, a non riconoscere più la sua potenza, la sua forza. Lui ha il potere di comandare sulle acque, lui ha il potere di comandare sul male. E credo che questo sia proprio un dono da chiedere qui, proprio su questo lago, dove Gesù ha costretto i discepoli a salire sulla barca e qui li ha messi alla prova. Ha voluto vedere se il loro cuore era saldo, se il loro cuore era fermo, se il loro cuore era risoluto, cioè se credevano fortemente che lui può comandare su tutto. Chiediamo proprio in questa attraversata che il Signore renda saldi i nostri cuori, li renda forti, anche tornando a casa, dentro a tutto ciò che può sconvolgere, a tutte le tempeste che possono attaccare la nostra vita. Chiediamo che il Signore ci dia la grazia di essere saldi nel cuore, di essere forti, fermi, per credere che Lui può tutto sulla nostra vita.